Bentornati a un nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV. Allora, caro Beppe, questa sera vi parliamo di nuovo di quanto avevamo trovato nella zona di via Tarlati, proprio a ridosso. Ce l'avevo portato io. Sì, su segnalazione di un telespettatore. Sì. E a ridosso tra il parcheggio di via Tarlati e poi una stradina che noi eravamo entrati da via Bonconte da Montefeltro. Esatto. E avevamo trovato quest'area, c'era una fabbrica, ogni ben di Dio, dai, sì, c'era un terreno privato, quindi sì. Terreno privato, ognuno fa quello che vuole, però c'erano dei rifiuti, c'erano delle cose che effettivamente erano un po' come dire, anomale, diciamo così, e sai che quella puntata poi evidentemente ha avuto i suoi effetti, perché poi dopo anche la segnalazione della consigliera comunale Mary Cornacchini, che sai è la paladina del degrado, la polizia municipale ha risposto alla consigliera Cornacchini, dopo aver fatto un sopralluogo, che l'area era stata posta sotto sequestro dalla forestale. Quindi dopo il nostro servizio è scattato il sequestro da parte della forestale. Quindi insomma, non che ci fa piacere ovviamente, no, per il proprietario assolutamente, no. Questo non si dovrebbe mai arrivare a questi livelli. Ma forse lui, se avesse pensato un pochino, non ci sarebbe arrivato neanche lui a questi livelli. Esatto. Se avesse rimosso tutto che il popò di roba che c'era, di ogni tipo, di ogni genere, abbarcato e buttato là, forse non gli sarebbe successo neanche a lui. Io dico, ognuno a casa sua fa un po' quello che crede, però insomma, quando siamo nell'area all'aperto e rispetto all'ambiente ci vorrebbe di massima, e quindi di conseguenza sarebbe stato giusto che fosse intervenuto, se non altro per dare una ripulitura, una sistemata a quell'area, che era veramente una cosa indecente. Tra l'altro poi dopo che ci eravamo stati la situazione è ancora peggiorata, perché abbiamo visto anche immagini, scatti della stessa Mary Cornacchini, di anche auto no? C'era sì. Di tutto, insomma. esatto, quindi era proprio una discarica a cielo aperto dove c'era ogni ben di Dio. Sembra che comunque sia lui avesse autorizzato qualcuno a andare là dentro, perché poi le porte erano chiuse regolarmente, ricordo. Quindi come se avesse aperto lui per fare tutto quello scempio che è stato fatto. Questo non va bene, insomma. Ripeto, ognuno è libero e fa quello che crede, però insomma nel rispetto sempre delle leggi che ci sono, bene o male, e dell'ambiente, che è la cosa più importante, cioè, che dobbiamo preservare. Va preservata ovviamente la proprietà privata, quindi viva la proprietà privata, però è chiaro che sì, accumulando dei materiali che possono forse anche inquinare e poi vanno oltre la proprietà privata. Esatto, sono d'accordo con te. Che rispettare anche delle leggi relativamente allo smaltimento dei rifiuti. Ci credo. La forestale è particolarmente attenta, sai che fa diverse operazioni durante l'anno, tra l'altro nell'anno appena concluso sono diminuiti i sopralluoghi, ma sono aumentati, hanno trovato più diciamo più cose che non vanno, e quindi sono scattate anche delle denunce. Non c'è più adesso la forestale, però, no? Sì, noi la chiamiamo forestale. È finita nei carabinieri o no? Perché carabinieri forestali. Esatto, carabinieri forestali. Ma avrà un senso questa cosa, secondo te? Bah, diciamo che in certi posti, dobbiamo dire, c'è dei posti di montagna in cui mi piacerebbe sapere cosa fanno dalla mattina alla sera, no? Poi qui in città, ma in Sicilia si dice che ce n'è più di uno ogni albero. Esatto. Cioè, c'è dei posti, dai, che è un po' assurdo questo che ci sia. Esatto. Diciamo che era stato anche l'ufficio collocamento di tante generazioni. Esatto. Addirittura vivevano nella casa della forestale. Bravo, no? Gli davano bravo, tutto. Ma sono casi particolari. Te la ricordi la canzone di Zalone? Quella di dell'ultimo film. Posti a Mazara del Vallo, no? È così. Vabbè. Poi vedremo con i carabinieri, vedremo cosa succede. Anzi. Va bene, e la forestale. Quindi i carabinieri e i forestali devono fare sempre il loro lavoro, stando attenti magari, perché ci sono stati dei casi importantissimi che poi si sono rilevati veramente fasulli. In che senso? In che operazioni senso, che hanno operazioni fatto? Di bidoni interrati sottoterra, segnalati, trovati con metal detector, sembrava che i proprietari avessero fatto chissà che, e poi invece c'era stata un'autorizzazione del comune data negli anni 70 per lo smaltimento nell'area di che bidoni. Ah, quindi era tutto quindi insomma, si documentino prima magari di fare grandi paginate, grandi scenate, verificano esattamente come stanno le cose. Oddio, quando uno lavora si sbaglia tutti, questo è evidente, se c'è una segnalazione uno deve intervenire, ma magari verificare se effettivamente a monte c'è stato qualche autorizzazione o meno per poter fare certe cose, questo è importante. Comunque il consiglio che diamo a tutti è che le cose si valutano, anche se a volte è difficile, perché le notizie quando si arriva a quel punto sono un po' scarne, però bisogna sempre aspettare come va a finire il processo, perché molti
L'ha detto anche Grillo, c'è da salvare la sindaca di Roma, e allora in poi ci si dimette soltanto a sentenza. Però valuta sempre lui, perché alla fine decide lui, perché lui è il saggio, insomma, la faccia della democrazia. C'era un altro che faceva così negli anni 20. Lui anche... Lui è stato condannato in via definitiva, no? Esatto. Esatto. Comunque, vabbè, non ti paghiamo. Però volevo dire che... L'incidente può succedere a tutti. Sì, però sono morte le persone. Lo so, però secondo i loro criteri lui non potrebbe fare nulla. Esatto, esatto. Secondo i loro criteri. Esatto. Dicevo, per concludere, non ti importi sempre con questo, che bisogna... Che è freddo. Che è freddo. Bisogna aspettare sempre come va a finire il processo. Addirittura ci sono delle operazioni che in generale, non parlo ovviamente di quelle di cui stavamo dicendo, però che neanche arrivano al processo. Vedi me. Vedi te. Quindi, prima di... Mai ricevuto un avviso di garanzia. Esatto. Mai ricevuto niente. Cioè, l'avviso di garanzia, secondo me, neanche dovrebbe essere reso noto. Bravo, esatto. No, ma sai, ci sono i... qualcosina c'è che esce. Bene. Siamo contenti, noi continuiamo a girare e a scovare situazioni che non vanno. Ci vediamo domani. Ciao.